Ciao amici, un piccolo aggiornamento. Oggi abbiamo superato il 25esimo giorno di quarantena, partendo dall'8 marzo. Mi fa piacere che insomma in qualche modo siamo restati in contatto tramite chat, mail, dai commenti dei video e mi avete chiesto in molti come faccio a restare così calma. Allora, intanto sono calma, sì. Ma come tutti, anche preoccupata e molto seriamente coinvolta da questa situazione che non è per niente semplice, per niente leggera. Però volevo darvi una mia piccola strategia su come mantenere la calma, poi vediamo se riuscite anche voi a metterla in pratica. Io ho questo segreto: non guardo la televisione, non la guardo proprio. A casa mia la televisione è sempre spenta, perché guardare la televisione credo sia veramente qualcosa di drammatico, di terribile. Poi sapete quanto indugiano sulle cose più truci e più disperanti, e quindi mi tengo aggiornata. Sì, non è che vivo fuori dal mondo, anzi, il mio sito Spazio Solo Salute, anche il mio sito personale, continua a pubblicare news e articoli sul coronavirus, però io mi aggiorno selezionando le notizie dal web. Dalla rete, sono comunque abbonata ai principali quotidiani, ai giornali italiani, quindi leggo tutto, però non guardo video, immagini che sono troppo troppo terribili. Quindi se volete anche voi seguire questo consiglio, provateci, provate, perché davvero fa la differenza. Ho visto qualche volta qualche immagine, poi ho detto subito assolutamente no, mi voglio informare, voglio essere consapevole, ma non voglio entrare in questo circolo così sconvolgente di notizie fatte anche apposta per muovere l'emotività in un certo modo. Meglio restare lucidi. E un altro modo che ho per restare calma è fare meditazione. Sapete che io sono amante della meditazione, medito da quando avevo 14 anni, ho iniziato veramente presto. Sono una frequentatrice dei mondi interiori, nel senso che io mi trovo molto a mio agio nel mio mondo interiore, e quindi anche quando guido le meditazioni le persone mi dicono che riescono in qualche modo a entrare in contatto con questa parte calma di loro stesse. E quindi io ho messo a disposizione proprio per tutti questo regalo, che è una mia meditazione guidata proprio per restare calmi e non avere paura in questi giorni, restare più lucidi possibile. E quindi ancora voglio darvi questo link alla meditazione, perché è veramente uno strumento utile. Provate a meditare, provate a restare calmi, ad affrontare le difficoltà con più calma. Non è che le difficoltà scompaiono, ci sono. Per qualcuno sono situazioni davvero drammatiche. Mi sembra che, insomma, la maggior parte ormai delle famiglie sia stata colpita da questa situazione. Anch'io ho perso purtroppo una persona a me molto molto cara in questi giorni ed è stato terribile. Affrontare tutte queste cose con calma e mantenendo comunque un'ancora al proprio centro interiore sicuramente aiuta. E se noi siamo calmi, non è egoismo, possiamo aiutare di più gli altri, possiamo essere un sostegno migliore. Quindi ecco, questi sono i due consigli di oggi per quanto riguarda la calma interiore. E poi spero tutti i giorni, se riesco a connettermi, a collegarmi, a pubblicare, però voglio condividere con voi le mie strategie migliori anche sull'alimentazione, sull'integrazione, insomma tutto quello che si può fare nel nostro stile di vita in questi giorni per cercare di stare meglio. È il massimo che possiamo fare e mettiamocela tutta. Coraggio!